Ehi, calma, calma, calma. I videoacquisti dei fumetti non sono tutti uguali. Ci sono gli acquisti fumettosi, che sono una sinfonia di acquisti chicche e di novità che creano una musica incredibile. E questo qui è il suono degli acquisti fumettosi. Buona domenica a tutti, sono le 14 e sono gli acquisti fumettosi, ragazzi. Ma non era il suono degli acquisti fumettosi, era il suono del mio distributore di caramelle. Che quanti mi avete scritto? Lo devo comprare. Beh, questo 10-11 euro su Amazon. Guardate quanto è bello pieno di caramelle. Guardatelo, guardatelo. Sentite proprio proprio l'odore delle carie. Si sente proprio nell'aria. Quest'aria che va, le carie che vanno di qua e di là. Madonna, che spettacolo! Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti, e voglio dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti. Siete santi, state continuando ad arrivare, io vi accolgo a braccia aperte. Volevo ringraziare tutti coloro che erano in tema pianti e sbatte le mani volevo ringraziare tutti quelli che erano intervenuti alla live aperta, alla terza episodio del salotto di Sheldon. Vi ricordo, tutti i giovedì dalle 21, live aperta. Quindi, che siate disegnatori, ma magari ci passate a trovare, che siate youtubers o semplici appassionati, che vogliate parlare di fumetti, di action figure, di retro gaming o solo fare una chiacchierata su com'è il tempo, beh, trovate i link sui social e il link direttamente nella chat della live. E quindi volevo ringraziare chiunque avesse commentato, visto, già sta passate 24 ore, già sta 1200 visualizzazioni, quindi grazie, 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 grosso successo, sono molto molto contento. Vi volevo dire poi che martedì esce il Tre Chiacchiere con Luca Usai, grandissimo disegnatore, storia lunghissima, grandissima carriera. È colui che ha disegnato i ciondoli dello zodiaco, ma è anche colui che ha preparato il prossimo, i topo dollari, e ci racconta come si crea, oltre alla sua storia di disegnatore, come si creano questi ciondoli 3D, come si creano quelle statuine lì, i topo dollari, come si creano, un Tre Chiacchiere da non perdere. E poi, madonna mia le cose... Poi vi volevo dire che Alessandro mi ha chiamato. Cioè, Alessandro, allora, eravamo a Lucca, adesso la faccio breve. Eravamo a Lucca, camminavamo, io mi sento fare così a Lucca. Ho detto, sarà uno, ero con i tre ceffi, cioè ero con gli altri tre ceffi, e quindi sento fare così, c'avevo Iaio qui, Iaio 85, e quindi ho detto, è lui, sai, lo scherzo quello dietro così, non te giri, capito? Ta-ta-ta-ta. A un certo punto mi giro, ho detto, non visto che non era Iaio, ho detto, ma chi è questo che a Lucca mi fa così? Mi giro, era un collezionista che veniva anche al negozio quando lavoravo a Porta di Roma, e insomma ci eravamo già visti, oh ciao, come va, bene? E lui mi disse, guarda, c'ho dei fumetti da darti, e mi disse, c'ho una serie da darti, non ve la svelo perché adesso vi spiego perché. E io ho detto, bene, dai, quando torniamo, io, mi perdonerà, sì, vengo, passo, 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 che uno penserà pure, ma come, te devo regalare i fumetti e non passi e fai pure il difficile? No, non faccio il difficile, sono anziano e rimbambito. E poi, tra l'altro, come ho ripetuto nell'altra puntata, siete veramente sempre di più e mi fa enormemente piacere che mi scrivete, mi chiedete, e quindi, però tanti tanti messaggi, poi scorrono, scivolano, vanno e io mi perdo. Quindi mi ha dato questa busta, che poi l'ho dovuta dividere, quindi sono due bustoni. E quando l'ho aperti mi sono accorto che non c'era solo quella serie, ma una valanga di roba. Quindi la volevo mettere come extra, gli avevo detto, guarda, te la metto, subito come gli extra, come il one more thing degli acquisti fumettosi, ma è talmente tanta roba che si merita un video. E quindi mercoledì ancora un pacco, due pacchi ricevuti da voi. Ma che vi lascio senza il one more thing? Vi lascio senza il one more thing, qui dentro ci sono due cose clamorose, ci sono due recuperi clamorosi, ma lì c'ho una serie che sono riuscito a finire dopo 3 anni che la cerco, una serie completa ma non finita che devo recuperare, e poi qui sotto ci sono due geek, madonna mia, tutte le volte dico... Madonna, che pure quando finisco di registrare dico, però dai, che bella puntata degli acquisti fumettosi. Adesso la settimana prossima sarà un macello farne una interessante. Poi si intersecano un po' di cose e boom, viene fuori un'altra puntata clamorosa. Allora, cominciamo subito.
immediatamente, perché mia moglie, già ve l'ho detto più di una volta, è andata in fissa clamorosa per la serie di Rapunzel, la serie animata, non il film, cioè oltre al film, ma per la serie animata, sta recuperando tutto l'impossibile sulla serie animata. Sono stati fatti anche due romanzi sulla serie animata che non sono stati pubblicati in Italia. Uno sta arrivando ed è in lingua inglese, uno è Rapunzel e la Laguna Perdida, e la Laguna Perduta è in spagnolo, ma intanto con Google Lens, come vi avevo già fatto vedere per i fumetti della Glenà, si può leggere tranquillamente in un'altra lingua, perché basta inquadrarlo e lui te lo traduce, ma poi lei lo voleva da collezionismo e quindi lo abbiamo preso, eccolo qua, quindi abbiamo evaso anche questa cosa. Ma già ve l'ho fatto vedere, è il momento di cominciare con il topolino 3452 con gli ultimi tre ciondoli dello zodiaco. Ed eccoci qui, ragazzi, allora partiamo subito scartando le ultime tre medagliette dei ciondoli dello zodiaco. Quindi mi raccomando, ragazzi, non vi perdete martedì il tre chiacchiere con Luca Usai, perché tanta roba, e ci spiegherà delle cose anche al di fuori del fumetto, delle cose veramente veramente interessanti che io non sapevo, e delle cose che ha fatto che io adoro e che non sapevo le avesse fatte lui. Quindi tanta roba. Mettiamo anche questa, mettiamo anche questa, eccola qui, e anche questa serie dello zodiaco l'abbiamo presa, eccola qui, guardate che bella, bellissima, chiusa e sistemata, voilà. Andiamo a vedere il sorcio. Il sorcio, eccolo qua. La mia lotta col cellophane continua. So che voi ti fate per il cellophane, no, per me. Allora, andiamo a dare subito un'occhiata di chi è la copertina. Di Francesco D'Ippolito. Eccola qua, bellissima. Bellissima. Poi abbiamo, attenzione, Paperino Boom Boom e il fratello manipolatore. Soggetto, sceneggiatura e disegni di Corrado Mastantuono. Talento naturale Corrado Mastantuono, che passa da Tex dal fumetto realistico a quello Disney con una scioltezza e una disinvoltura invidiabile. Brigitte Amelia e l'alleanza disastrosa, secondo episodio, soggetto, sceneggiatura e disegni di Silvia Ziche. Questo già lo abbiamo visto la settimana scorsa, quindi possiamo scorrerlo un pochino più velocemente. Poi abbiamo il viaggio del Pippontic, Isole all'orizzonte, il terzo episodio, Sergio Cabella, soggetto e sceneggiatura, disegni e supervisione del colore di Ivan Bigarella. Tra l'altro, ripeto, come dico già da due settimane, ragazzi, ma che lavoro ha fatto Ivan Bigarella? Ragazzi, qui urge un tre chiacchiere, urge un tre chiacchiere con Ivan Bigarella, veramente un capolavoro. Calisota Social Media, soggetto di Giorgio Simeoni e Alessandro Sisti, sceneggiatura di Alessandro Sisti, disegni di Federico Franzò. Eccolo qua, Franzò. E poi abbiamo Cronache degli Antichi Regni, da un'idea di Alex Bertani, soggetto e sceneggiatura di Alessandro Sisti, disegni e supervisione del colore di Francesco D'Ippolito. Questo è il capitolo 3, giusto? 3? Capitolo 3, mi pare di sì, è un 3 quello. Le chiavi del capitolo, boh, non lo so, mi pare che sia il 3. Anche D'Ippolito si è superato. Chi dice che la qualità di Topolino è scesa, non so che cosa, forse sta guardando quelli di qualche anno fa. Guardate solo queste storie, che disegni, che veramente clamorose. Veramente, veramente clamorose, ragazzi. Viva Topolino! E questa è l'anticipazione. Occhi aperti, ragazzi, c'è il grande ritorno del Top Stories sulle pagine di Topolino. Bellissima anche la prossima copertina. L'ultima autoconclusiva di Alessio Coppola, Nuovi Mestieri, Street Art. Poi abbiamo la decima uscita della Casa nella Prateria con Laura, Mary e quella faccia da cuore, quella faccia da cuore della figlia del droghiere lì, insomma, quella antipatica. E eccolo qua, questo lo mettiamo pure qui perché lo archiviamo. E poi ho recuperato finalmente, che l'altra volta non è riuscito a trovarlo, ho trovato questo bellissimo numero di Dragonero e Ribelle, che è esattamente il numero 27, e ragazzi, l'ho preso
Intanto perché prima o poi recupererò anche tutta Dragonero, ma quando arriverò almeno questi li ho presi. Ma l'ho preso per due motivi. Uno, perché i disegni sono di Luca Bonessi, Vincenzo Riccardi, Alex Massacci, Fabrizio Galliccia, Tommaso Bianchi. Abbiamo fatto tre chiacchiere, è uscito là in settimana, tre chiacchiere con Luca Bonessi. Quindi sono stracontento di averlo recuperato. E poi ragazzi, ma guardate la copertina di Pagliarani, ragazzi, ma guardate che io, secondo me, ha fatto un capolavoro assoluto. Un poster ha fatto un poster. E anche qui rimanete sintonizzati. Vi lascio qualche secondo per ammirare la copertina clamorosa di Pagliarani. I disegnatori già li abbiamo visti: Galliccia, Massacci, Riccardi, Bonessi, Bianchi. Per chi non avesse comprato Dragonero, non l'avesse sfogliato, vi faccio dare un'occhiata e vi dico: recuperate tre chiacchiere con Luca Bonessi. Guardate che bello. E questo è il secondo volume di Nero, giusto? Il primo, lo seguito di ordine. Ah no, questo è ancora il primo. Ok, perché già ho visto che è stato annunciato il secondo. E poi è uscito il numero 3 della nuova serie di Nick Ryder, una canzone per il boss. Bellissima anche questa copertina di Rao. Eccolo qui, il grande Nick Ryder. Questa volta abbiamo i disegni di Marco Foderà. Grandissimo. Grandissimo, ragazzi, io non ve lo dico più, ma quando vi incuriosisce un disegnatore, andate nella playlist Tre Chiacchiere Con e scoprite se c'è o no. Se non c'è, mi scrivete e mi dite: ma perché non c'è il Tre Chiacchiere Con? Quindi Rao, Foderà, andate a vedere se c'è il Tre Chiacchiere. Andate a vedere, bellissimi i disegni e bella anche la copertina di Casi Incrociati, che è il prossimo numero e il volume di Giulia. Poi abbiamo il numero 39 di Tex Willer, eccolo qua, bellissimo, altra bellissima copertina e altro bellissimo albo. Eccolo qua, il cangrejo, madonna, mi si è intrecciata la lingua. Soggetto e sceneggiatura Giorgio Giustretti, disegni di Fabio Valdambrini, copertina Maurizio Dotti. Eccolo qua. Grande Valdambrini. Veramente, veramente tanta roba, ragazzi. E il prossimo sarà Rivolta all'Inferno. Guardate che copertina, ragazzi. Sarà in edicola dal 18 di febbraio. E con L'Eredità di Skotos, il numero 368 di Nathan Never. Eccolo qua. E qui inizia Le Origini del Male. Altra splendida copertina di Sergio Giardo per questo inizio di questa saga. E abbiamo soggetto e sceneggiatura Beppi Vigna, disegni Romeo Toffanetti e Germano Bonazzi. Eccole, guardate che prima dai la tavola. Che splendore, ragazzi. Non ve lo spoilerò troppo, vi faccio dare solo un'occhiata alle tavole. Eccolo qua. E poi andiamo a vedere Commando Omicida, bellissima, altra strepitosa copertina di Giardo per il numero 369. Dopo un po' di tempo che io pensavo avessero sospesa e siamo vicini alla fine, perché mi pare fossero 13 numeri, è uscito l'undicesimo numero di Jesus. Insomma, vi mancava che facevo sta scenetta, vero? No? Vabbè, allora l'avevo fatta uguale. Era tanto che non usciva, bellissime le copertine di Michele Benevento per questa ristampa di Jesus. I disegni invece sono di disegni di Vladimiro Missaglia, Marcello Caprioglio, Rancio e Santilli. Dovremmo essere quasi alla conclusione, perché mi sembra che la serie si concludesse al 13 o 12 o 13, più 13 che 12, quindi mancano un paio di numeri. Altro personaggio storico del fumetto italiano. Queste sono le due copertine originali. Questo è il numero 12, che sarà in edicola dal 22 di marzo in quanto bimestrale. Oh, poi adesso vi faccio vedere intanto due chicche, poi due recuperi e poi come al solito finiamo con questa ve la faccio vedere subito. L'uscita numero 15 delle Strisce di Tex. Ho corretto il raccoglitore, grazie per avermelo segnalato, perché
ho sbagliato, era ancora la prima serie, ho già messo seconda serie. Eccoci qui ragazzi con la 15ª uscita, andiamo ad aprirlo, voilà, sfiliamo il fascicolo e poi sfiliamo le strisce, eccole qua. Abbiamo la striscia numero 37, 38 e 39. Le andiamo a sistemare, eccole qua. Eccole qua, quindi partiamo subito dalla 37. Partiamo immediately dalla 37, eccola qua. Poi la 38, eccola qua ragazzi, eccola qua. Lo so, le ho messe a rospo queste cose, le ho messe a rospo perché l'altra volta le ho messe al contrario, ci ho impiegato 2 secondi a inserirle. Stavolta le ho messe veramente male. Dici perché non le giri? Perché mi dimentico sempre, mi ricordo sempre quando sto facendo il video così. Ok, la 38 e la, ci arrivo, la 39, eccole qua, mamma Saura che fatica. Eccoci qua. Ah, ragazzi, ho cambiato, eh? Eccolo qua, grazie per la segnalazione. Sempre precisi, puntuali, grandi. Finalmente, grazie al mio edicolante, sono riuscito a recuperare il numero di gennaio di Linus che contiene alcune tavole, quindi rimarrà un pezzo storico del il nome della rosa di sé che sta disegnando Milo Manara. Il grande Umberto Eco in copertina. Insomma, se non conoscete Linus, magari compratelo qualche numero perché è molto interessante, ci sono fumetti di vario genere, ma io l'ho preso perché sarà l'unico posto su carta, dove, a parte online, dove sono apparse le prime tavole del nome della rosa di Manara. Guardate che capolavoro, guardate, belle belle belle, non è che io scopra Manara oggi. E tanta roba, poi c'è riproposta un'intervista a Umberto Eco e poi si parla di fumetti, poi è un contenitore ma non solo di fumetti, insomma, quindi c'è fumetti, approfondimenti eccetera eccetera, e, però insomma c'è veramente veramente tanto da leggere in guardate, un'altra storia a fumetti, c'è veramente veramente tanto da leggere in Linus, ma ovviamente io l'ho preso perché sarà un numero da collezione. E poi pensate, prima addirittura degli acquisti fumettosi, già preso, già letto il numero 3 e definitivo e che chiude la trilogia di Sottosopra di Enoch e Crosa. Devo dire che Crosa bravissimo nei 2 volumi, ma in questo terzo si è potuto sbizzarrire, si è lanciato, vi faccio vedere i disegni, mi è piaciuta, 3 volumi, sapete che 3 volumi, come la chiudi, se la chiudi bene o la chiudi male, dipende anche il successo della trilogia. Secondo me l'ha chiusa bene, a me è piaciuta molto, però ripeto, poi magari ve ne parlo in un Nuvole Ballerine, a me è piaciuta. Eccolo qua, guardate la copertina, che spettacolo di Crosa. Si chiude appunto questa serie, vi faccio dare un'occhiata, un paio di tavole al volo, però senza spoilerarvi troppo, perché se no chi lo sta leggendo, chi lo deve leggere, poi se lo rovina. Eccolo qua, vi faccio vedere 2 tavole al volo così. Però ragazzi, a me questa serie è piaciuta molto, i primi 2 numeri sono veramente molto carini, molto accattivanti. Ecco, vi faccio vedere, magari vi faccio vedere se c'erano gli extra, mi sembra ci fossero, eccoli qua, guardate gli studi dei personaggi eccetera eccetera, questo ve lo posso far vedere, no? E quindi a me mi erano piaciuti molto. Guardate quest'ultimo disegno di Crosa, guardate che roba, che spettacolo ragazzi. E niente, io poi ve ne parlerò, insomma, a me la serie è piaciuta, questo terzo numero, boom, ha chiuso proprio la grande. Prima di chiudere con tutte quelle della Gazzetta, vi faccio vedere questo recupero. Ho visto per la 32esima volta il video collezione, l'ultimo video collezione, poi è sparito, è un anno che non fa più video, di Andrea di 88 Zelda Fan, e lui ha parlato di questa serie che dopo 7 numeri è stata troncata proprio dall'editore, non l'hanno più pubblicata. Però quando lui ha detto serie pazza che si legge facilmente, stile Sharknado, io sono pazzo della serie Sharknado, la trovo trescissima ma geniale, e niente ragazzi, non ho potuto non recuperarla, quindi ho recuperato Princess Resurrection numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6 e l'ultimo numero 7, che ovviamente è l'ultimo perché
non l'hanno più stampato, non l'hanno più stampato. Vedremo com'è. Io però mi è presa sta fissa, ragazzi, 10 euro 7 volumi l'ho presi al volo. Vi volevo far dare un'occhiata a questa serie, almeno per dare un'occhiata ai disegni, magari vi piacciono, magari vi intriga, insomma si recupera facilmente, però dice che si legge al volo, è pazza, è scellerata, che ne so, mostri, motoseghe, e quindi non lo so, ma incuriosito, mi sono fatto fregare e l'ho presa, eccoli qui, eccola qua. Vi volevo far dare giusto un'occhiata al tratto e al disegno affinché non siate completamente all'oscuro. Adesso vi faccio brevissima storia di passione e di collezionismo. Sono andato a prendere a casa di Alessandro, ve l'ho detto all'inizio del video, questi fumetti che mi doveva dare, che mi doveva regalare, quindi non lo ringrazierò mai abbastanza, come tutti quelli che mi hanno mandato qualcosa. E andando via avevo visto che qualcuno in Italia aveva già il Tex Magazine. Allora ho detto, magari a Roma, visto che io abito fuori Roma, ho detto magari a Roma è già uscito, come magari al nord Italia, e a Guidonia arriva magari un giorno dopo, due giorni dopo. E sono andato e lui mi ha detto, guarda, quando vai all'edicola, quello è un amico mio, cioè lo conosco, sì, amico mio, e dice, guarda, lui c'ha sempre, gli porta le collezioni da vendere, c'ha sempre un sacco di cose. E dopo butto un attimo un occhio anche a quello che c'ha di vecchio. Mentre lui parlava col cliente, io mi addentro nell'edicola e che cosa vi trovo? Tra l'altro il Tex Magazine non c'era, ma che cosa vi trovo, ragazzi? Sono 3 anni che io ho preso dei numeri sparsi nelle varie fiere, mi mancavano 8 numeri per chiudere una serie che a me piace da morire, li ho trovati tutti e 8 e finalmente ho chiuso Mercurio Loi. Sono contento, ero in macchina che andavo via e facevo sì, tutta un'edicola lì, a un'edicola dietro a Giustiniana, non ci credo, sì, quindi grazie all'edicolante. Soprattutto volete sapere una cosa, tutti i numeri che ho recuperato in fiera, a Romix, a Lucca, quando se li vendevano li ho sempre trovati che li vendevano a 5 euro, costava 4,90 e li vendevano a 5 euro, non li vendevano scesi come l'usato, forse ho sbagliato bancarella, non li ho mai trovati a meno. Lui mi ha dato questi 8, io glielo ho dato, gli mi ha detto, vabbè, dammi 2 euro l'uno. 2 euro l'uno. Ho chiuso gli ultimi 8 numeri di Mercurio Loi, adesso posso fare una full immersion, una chiusa pazzesca e leggermi tutto Mercurio Loi, e ho pagato i 2 euro l'uno. Quindi grazie all'edicolante di Via da Giustiniana, quasi in fondo vicino all'Abaro, e grazie, non so se magari lui non vedrà questo video, ma magari lo vedrà Alessandro e glielo dirà. Grazie, mi hai fatto contento come un ragazzino la mattina di Natale. E adesso, ragazzi, abbiamo il numero 55 di Naruto Color, sempre bello da vedere e da annusare. Eccolo qua, Naruto Color di Mercurio Loi. Ovviamente, ragazzi, è solo un recupero, quindi non vi ho fatto vedere le tavole, è un fumetto vecchio, ho solo recuperato dei numeri. E guardate che bello, Naruto Color, bella serie, ragazzi, quando lo sfoglio viene fuori un profumo, mamma mia quanto profuma, buono, e bello davvero, edizione che mi piace veramente tanto. Il prossimo sarà azzurro. E poi con Justice League Trinity War abbiamo il 41, il 41 di Le Leggende DC. Ragazzi, mi ha provato questa puntata, piena di emozioni, piena di passione, di collezionismo, di chicche, di recuperi, quindi mi ha proprio provato, felicemente provato. Diamo un'occhiata a questo Justice League Trinity War, eccolo qua. Geoff Johns la storia, Jesus Sides, Ivan Reis, Gene Ha, Andres Guinalu e Joe Prado alle matite. Vediamolo. Attenzione, che mega tavolone. Attenzione, ma che spettacolo è questa splash? Bella. Bello. Bello davvero, tanta roba. Poi il mio fantastico Mister No, e sono contento perché qualcuno, ragazzi, voi mi vedete perdonare, io mi ricordo quasi tutto ma non mi ricordo niente. Qualcuno mi ha detto in live, o me l'ha scritto, non mi ricordo, mi ha detto grazie a te, insomma ho recuperato Mister No, insomma era contentissimo, io sono contento perché tu abbia cominciato, recuperato, insomma non mi ricordo Mister No, quindi chiunque poi metta le mani su Mister No, io sono stracontento. Questo è il numero 65, I Mercenari.
Ed eccoci qui, ragazzi, siamo sempre con i disegni di Monti e Merati. Eccolo qua, bello a colori. È cambiata? È cambiata la storia? Sì, è cambiata la storia, ho riconosciuto il tratto, ragazzi. Testi di Castelli, disegni del grandissimo Civitelli. Eccolo qua. Beh, ragazzi, il mio preferito è Diso su Mister No, però Civitelli, alzo le mani, che io voglio a Civitelli, cioè mostro assoluto. Il prossimo sarà Intrigo Internazionale il 27 di gennaio. Numero tragico l'84 per il comandante Mark, perché è, ma che se ne matti, un funerale per Mark. Per chi non lo conoscesse, magari nuovi iscritti, vi faccio vedere il comandante Mark, i bellissimi disegni della SGS. In questa veste grafica e a colori che è bellissima, bellissima. Ma poi le storie sono belle, proprio bello Mark, bello il periodo storico. Qui il romanzo e il prossimo che sarà il Totem dei Cayugas, bellissima anche quella copertina, in edicola dal 25 di gennaio. E finiamo, ragazzi, con il numero 4 di Larry Mannino, con un titolo che la mia città preferita al mondo, ragazzi, Le Notti di New York. Eccolo qua, Le Notti di New York. Da, da, biruburi, da, ba. Belli disegni, belle le atmosfere. Ah, guardate, questo è proprio... Quando vedo questa cosa così, mi viene in mente i film anni 70 americani, i polizieschi, quindi con quella musica così, quelle luci di New York anni 70. Che spettacolo. Tanta tanta roba, i poliziotti di quartiere, guardate che bello, che spettacolo, le quattro soluzioni terribili con la prima, ma guardate, ragazzi, poi le cose vintage così mi fanno impazzire, ragazzi, bellissimo. E queste sono le quattro copertine di Lancio Story. Il prossimo sarà in edicola dal 26 di gennaio. Ok, ragazzi, spero che anche questa puntata degli Acquisti Fumettosi vi sia piaciuta. Non me ne andate, perché c'è il One More Thing con due unboxing veramente, veramente due cose che non vi aspettate assolutamente. Non indovinerete mai che cosa c'è nei due pacchetti che vi ho fatto vedere. E niente, ragazzi, grandissima settimana vi aspetta con due, tre chiacchiere, forse tre, perché ne ho girati una valanga. E i due pacchi che mi ha regalato Alessandro e la nuova scimmia, e la nuova scimmia che mi è presa, ragazzi, mannaggia la miseria, lasciamo perdere. Quindi, e poi ci vediamo giovedì nella live aperta, chiunque voglia intervenire, come al solito, insomma, poi l'annunceremo. E quindi, ragazzi, vi auguro un'altra fantastica, incredibile e nerdissima settimana. Spero che siate ancora qui, perché ci sono due unboxing golosi per questo One More Thing, ragazzi, per questo One More Thing. Prima di tutto ho recuperato, dopo il tre chiacchiere con Fabiano Ambu, ho recuperato questa cosa, perché... Cioè, io ho detto solo per il titolo, poi i disegni ovviamente, ma solo per il titolo, io non posso non dare un'occhiata a questa serie. La notte dei cani morti viventi cosmonauti sovietici, Davide Barzi, Fabiano Ambu. Questo è il numero 0, pagato una stupidaggine, anche se era gratuito, ma ovviamente era gratuito anni fa, insomma, però volevo avere questo numero 0, numero della edizione inchiostro, e volevo averlo, e poi recupererò tutto i volumi proprio del fumetto, insomma, però questo volevo averlo. Ma guardate la copertina, ragazzi, cioè, no, vabbè, non potevo non prenderlo. Disegni di Fabiano Ambu, copertina Fabiano Ambu, spettacolo, bello, tanta roba. E poi qui, ragazzi, c'è un recupero, no, serio, di più, ragazzi, c'è un recupero straserio. Ho visto un po' di tempo fa un post di Artibani su Facebook,
una vignetta e mi sono troppo incuriosito. È un autore famosissimo statunitense del quale io non avevo assolutamente nulla. Ho guardato, ho fatto il miglior rapporto, secondo me, quantità prezzo era questo qui, e quindi ho preso i primi due numeri dal 5 giugno 44, ok, i primi due numeri di Terry e i pirati di Caniff, di Milton Caniff. E niente ragazzi, mi ha incuriosito, ho visto delle vignette, quindi mi aveva incuriosito, e lui è un autore ovviamente strafamoso, e la serie è strafamosa. Io non avevo niente. Questi sono due volumi del della serie, si chiama questa, capito ragazzi, questa serie è del 72, ragazzi, c'ha 50 anni. Ai soci del club degli amici del fumetto. E quindi non so se magari non è la migliore edizione, magari non è il modo giusto per affrontare un'opera come questa, però mi piaceva perché è grande, l'edizione è bella, è in orizzontale così, due volumi così, e sono tutte le strisce dal 6 marzo 44, cioè le strisce generali dal 6 marzo 44 al 4 giugno 44, dal 5 giugno 44 al 2 settembre 44, quindi sono tutte consecutive ovviamente. E niente, mi incuriosiva, ripeto, grandissimo autore, e non avevo nulla, e niente, l'ho preso, quindi non so, ditemi che cosa ne pensate di questi due recuperi, quindi volume 1, volume 2, ragazzi, tra l'altro sono tenuti in maniera clamorosa, ragazzi, sono tenuti in maniera clamorosa, hanno 50 anni, finito di stampare il 31 agosto del 72, questo sarà pure prima. No, tutte e due insieme. E tanta roba, ragazzi, 50 anni hanno questi due volumi. Bene, ragazzi, spero che questo One More Thing, questo dopo la sigla, vi sia piaciuto. E a tutti gli appuntamenti clamorosi di questa settimana. Tra l'altro ci sarà appunto l'unboxing di delle cose che mi ha regalato Alessandro. Ma ci sarà pure il video dove vi presenterò questa mia nuova scimmia. Una nuova scimmia.